like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. E signori, dopo tre settimane di, direi, meritatissimo riposo, siamo tornati qua insieme per l'Europeo. Come vi avevo annunciato, è mesi che ve ne parlo, che avremo trasmesso l'Europeo qua, su questo canale. L'ultima live reaction della nazionale, pensate un po', risale al famoso Italia-Macedonia 0-1. Punteggio che non si sblocca, ricordando tra l'altro che in ogni caso i supplementari determinano un surplus di energie. La destro! E il gol di Trajkovski. No! Protestare perché sul contrasto magari... Non ci voglio credere, ragazzi! Calciato in maniera secca, precisa. Sul pallone, ma non riesce. Incredibile. Non ci voglio credere! Un minuto, ne mancano tre. Non ci voglio credere, ragazzi! Trajkovski, ancora lui, mentre gli azzurri... Ma davvero? Anche perché poi, con tutta onestà, non è che ci sono state partite così rilevanti della nazionale da commentare, purtroppo. Per me la Nations League ha la stessa importanza della Supercoppa italiana, non conta un cazzo, detta proprio fuori dai denti. E oggi inizia un'avventura che, onestamente... non ci vede favoriti, come non lo eravamo neanche tre anni fa, che però comunque nelle ultime edizioni ha visto l'Italia, dal 2004 in poi, diciamo, comunque saper dire la sua, perché semifinale 2008, finale 2012, quarti di finale 2016 con una squadra che, ragazzi, urlava vendetta, perché quella squadra lì veramente non si poteva vedere, tolto il blocco Juve che era la difesa, campioni nel 2020-21. E quindi vediamo se questa nazionale riesce almeno ad aggiungere le migliori 4 o le migliori 8. Io sono abbastanza fiducioso, perché secondo me questa è una nazionale che può non stupirci, però saper dire la propria sul campo. E soprattutto se l'Inter è la squadra che ha preso meno gol in campionato, anzi una delle migliori difese d'Europa, perché è stata quest'anno, dato che la difesa è praticamente un blocco Inter, dimostrateci quello che avete dimostrato anche in campionato. Questa volta tifo per voi, e allora dimostrateci quello che valete. Tre punti obbligatori, ragazzi, oggi. Non c'è discussione riguardo. Tre punti super, mega, iper obbligatori. Non voglio sentire, ma l'Albania c'ha lui, c'ha... No, non voglio sentire cazzi. Oggi dovete uscire da Dortmund con i tre punti che non ha fatto il Milan a... quando era? Settembre? Ottobre? Che... si fece quello 0-0 clamoroso, vergognoso, ricordo. Potevamo davvero massacrarli. Vabbè, cerchiamo di parlare meno possibile delle squadre di club. Fino ad agosto non voglio sapere neanche dell'esistenza del Milan, nonostante ogni volta che giro le spalle mi trovo questa roba dentro di me. Godiamoci questo europeo. È la prima volta che portiamo un evento del genere in live. In realtà qualche contenuto sull'europeo che abbiamo vinto l'avevo fatto, però... era il momento in cui mi stavo trasferendo a Roma, quindi non è che avessi potuto fare chissà cosa. Feci live della partita vinta 3-0 con la Turchia, però poi tra una cosa e l'altra non sono mai riuscito a fare quello che avrei voluto. Adesso le cose si fanno serie. Abbiamo mancato un mondiale di un gol, perché bastava fare un gol contro la cazzo di Irlanda del Nord e avremmo fatto delle lussuriose live reaction del mondiale. Non le abbiamo fatte perché non ci siamo andati. E io mi auguro che quest'estate e tra due stati si possa respirare azzurro. Quest'estate sicuro. Poiché ho visto giocare la Spagna con la Croazia prima e mi sono veramente pentito di averlo fatto, perché questi, dire che giocano a calcio è un'offesa. Io con queste formazioni mi trovo parecchio in difficoltà. Un po' come quando facevo le live reaction dell'Europa League contro squadre improbabili tipo lo Slavia Praga, le Renne. E io mi sono dovuto per forza scrivere le formazioni, perché se no veramente non... Ho delle difficoltà serie stasera, quindi senza formazioni non saprei dove girarmi. Ben 2, 4, 6, 8 giocatori, 9 giocatori dell'Albania giocano in Serie A. Praticamente potremmo fare una squadra, due squadre Serie A, Serie A. Comunque la partita, ragazzi, è cominciata, madonna, con questa visuale dall'alto. Vabbè, c'è da vincere, punto, sti cazzi. No vabbè, ma a parte gli scherzi, Etrid Berisha, da non confondere con Madon Berisha, che gioca in Serie A pure lui, Dimsidi, Kumbulla, Ismaili, Isai, Aslani, Ramadani, Madon Berisha,
Bajrami, il vantaggio dell'Albania. Incredibile. Errore clamoroso, clamoroso. Di Marco ha provato a... C'è scusa, e dopo 28 secondi l'Albania è in vantaggio con il gol di Bajrami. Impazzisce. Un campionato, questo non ha sbagliato un colpo. Raga, non ha sbagliato un colpo. Oddio. Sì. Anche Jorginho ci ha messo il suo. Raga, 28 secondi, è clamoroso. Di Marco e Bastoni tra i migliori del campionato. Una volta che giocano per una squadra che tifo anche io. Ho capito che sono io che porto sfiga. Bene. Si appresta una bella partita. Cioè, stavo leggendo le formazioni. Non fa già fatto gol. Cioè, nessuno vi ha chiesto di replicare il Milan nei derby. Scamacca, Pellegrini. Sfiora subito il pareggio all'Italia. Sfiora però Pellegrini. Su, dai. Seriamente, come ha fatto a sbagliare Pellegrini? Che poi abbiamo preso gol da uno che è retrocesso col Sassuolo, per dirvi. Siamo ancora al quarto minuto, tutto può succedere, dai. Non siamo mica il Milan che si arrende subito. Bravi, bravi, bravi. No, Chiesa e Frattesi. Raga, ma c'è il guardaline che secondo me è tipo sotto effetto di MD, è così. Di Lorenzo e anche Jorginho che è riuscito, diciamo così, a... Tifosi albanesi, il nome dell'Albania, il paese dell'Aquila, cioè l'uccello benedetto. Albania ha il simbolo dell'uccello benedetto, un po' tipo quello dei bambini in Vaticano, siamo più o meno lì. Dai, ma avete visto che ci abbattate che tirano, Dean City, dai. Ma questi non sanno manco controllare la palla, ma come facciamo a perdere contro questi? Ora, fosse la Germania ti direi, vabbè, ci sta. Fa incazzare perché gli spunti ci sono, cioè a differenza del Milan, il gioco c'è, ci sono i movimenti giusti, ci sono gli inserimenti, ci sono le proposte, cioè a livello di gioco, da quel che ho visto, l'Italia c'è. Cioè, ha creato più intesa Spalletti in 10 giorni che Pioli in 2 anni. Tocco corto, Pellegrini, Di Marco, Pellegrini. Ecco, palla dentro, Bastoni, Bastoni. L'ho detto, ragazzi, questi sono scarsi. Questi sono scarsi. Questi sono scarsi. Dai così. Dai così, dai così. Gol di Bastoni, dai così. Ti sei fatto quasi perdonare. Soprattutto si è fatto perdonare Pellegrini per l'errore inspiegabile di prima. Va bene, va bene. Vabbè, era un assedio plateale. Questa partita andava pareggiata e adesso va vinta. Difficoltà l'Albania quando deve impostare. Grazie al cazzo il gol non è arrivato neanche sull'impostazione. Ecco l'apertura per Di Marco. Ottimo il controllo. Di Marco, buono, buono. Ho visto un autogol. Così. Lorenzo, Scamacca, 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 Scamacca. Di Marco anticipa. Barella! Barella! 2-1! Prevedibile, ragazzi. Prevedibile, prevedibile. Ho detto lì. Star calmi, 2-1. Vi ho detto che questa Italia gioca, ve l'ho detto. E ve l'ho detto, ragazzi. Ha una formazione leggermente inferiore rispetto a quella di 3 anni fa, ma secondo me a livello di gioco non c'è paragone. Spalletti batte Mancini 8-0. Aspetta, la posizione di Di Marco. Aspetta, 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 aspetta. L'importante è reagire, perché una squadra con la testa reagisce. E l'Italia l'ha fatto. Voglio vedere prima la posizione di Di Marco. A me sembra tutto buono, poi dopo. Gol check. Voglio vedere la posizione di Di Marco. Al momento di quel contatto. Sì, sì, buono. Buono, buono. Mi ha ricordato molto il gol che ha fatto Fulcrug ieri sera. Dinamica diversa, ma comunque il tiro più o meno quello. Ragazzi, a questi se ne facciamo 5 veramente è uno scandalo. Comunque, passare il girone come secondo a me non fa schifo. No, Chiesa, cazzo, è combinato. Si propone Broia, lo cerca Bajrami, interviene duro Pellegrini. Aia Pellegrini, che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto Pellegrini? Ma vaffanculo. Vabbè, adesso allentiamo un attimo, è anche normale. E comunque un ragazzo che mi sta stupendo, ogni pallone che tocca è Calafiori. Ma che cazzo ha fatto la Roma a regalarlo? Per giocare con Kumbulla. Buona Scamacca dentro. Frattesi! Palo! Non ci voglio credere. Palo di Frattesi.
Chiesa ancora. Se non ci va nessuno però svegliali. Il gol più semplice l'ha cannato Frattesi. Quanto corre Frattesi. Gliel'ha toccata la stracoscia. Magari poi giochi contro la Spagna e quelli vincono perché sono troppo forti. Però secondo me gli può dare del filo da torcere giocando così. Scamacca! Oh! Scamaccone! Stracoscia! In angolo! Fanculo! Certo che tra Pellegrini, Frattesi e Scamacca possiamo davvero averne fatti 5. La verità è che contro una squadra che s'arrocca così dietro non è facile. Già lo vedo Spalletti nell'intervallo, ma come avete fatto a pigliarlo dopo 28 secondi? E io mi ero raccomandato in difesa. Già ce lo vedo. Frattesi spacca sta difesa. Chiesa, Pellegrini arriva da dietro. Niente, Pellegrini può solo fare assist stasera. Madonna, dobbiamo stare 4-1 a sto punto qua della partita. Finisce il primo tempo, ragazzi. 3 minuti spaccati. Italia che parte male, però si sa riprendere e direi anche alla grande. C'è un secondo tempo dove va assolutamente segnato il 3-1. E poi ragazzi, il resto è tutto da scoprire. Comunque risultato così meritatissimo. Anzi, forse l'Italia un gol in più se lo meritava. Ci si vede nel secondo tempo. Eccoci ragazzi per questo secondo tempo. Si riparte dal 2-1 per l'Italia. Andiamo di un fa cazzate, soprattutto dopo 28 secondi. Bella Scamacca coglie Frattesi. Fanculo Calafiori col cazzo duro proprio. Attenzione. Giallo per... giallo forse per Calafiori secondo l'arbitro, ma il colpo... Cosa? Che cazzo dice, oh? Vabbè, Fra, se lo dici te... Ok, giallo per Calafiori ci sta. Dai. Dai, su, dai. Cioè, ma questi protestano perché volevano un rosso per Calafiori, ma voi non state proprio bene. Monito Broia. Mi torna già di più. Cioè, no, io dico, l'Albania, già siete una nazionale scarsa, con tutto rispetto. Cioè, volete pure rendervi odiosi, ma a quale vantaggio vi rendete odiosi? Provo a capire perché non ci riesco. Ma che bello di Marco Frattesi! Non ce la fa. Fuori gioco. Sì, netto. Jorginho. La giravolta di Chiesa, lo affronta Mitai, riesce ad andar via palla al piede, prova a trattenerlo Chiesa. Poi Chiesa, bravo Scamaccone. Di Lorenzo, il pallone per Chiesa. Chiesa! No, Chiesa non trova la porta. L'ho vista dentro ragazzi. Se Scamacca non fa il dribbling, questo è rigore tutta la vita. Peccato. Che tiro di Chiesa. Poi vedremo le percentuali di possesso palla dell'Italia. Naturalmente il possesso palla non è un valore decisivo, anzi spesso capita che avere troppo possesso palla può rivelarsi addirittura controproducente. Pensiamo alla Spagna. Pioli, capito Pioli. Tutti i cambi offensivi fa l'Albania, però di azioni non ne fa neanche una. Raga, non pigliamo il gol del pareggio. Vi prego. Sto secondo tempo una camomilla, ragazzi. Un tiro in porta cagato proprio. Prova con il sinistro a lanciare verso Manai. Aslani. Manai, ci voglio credere. Sfiora il gol del pareggio, Manai. E qui se l'è un po' perso Calafiori perché sulla... Vedete a non chiudere le partite? Secondo me ha toccato Donnarumma, perché ha anche esultato. Sì, l'ha toccata con la schiena e la calcio d'angolo. E la squadra che vedete qua dietro dovrebbe essere l'esempio lampante di dover chiudere le partite. Ci hanno pure regalato la rimessa dal fondo. Che vogliamo di più? Vai, vai, porta via il tuo culo e il tuo uccello benedetto dei bambini del Vaticano, vai. Ai ai, Albania, palla dentro. No. Oh, già dentro. Mita. Finisce qua ragazzi, buona la prima. 3 punti contro l'Albania, sofferti sul finale. Ci vediamo per Spagna-Italia, che sarà una partita veramente con i controcoglioni. E poi soprattutto dovremo trovare assolutamente almeno un punto contro la Croazia. Io ragazzi vi ringrazio per la visione, della live, tutto quanto. Di chi verrà su TikTok, di chi vedrà il video su YouTube, like al video, iscrizione al canale, seguitemi anche sui vari social. Ci vediamo alla prossima per Spagna-Italia. Non sarò da solo quel giorno lì e speriamo che il nostro cammino vada più avanti possibile. Grazie a tutti e alla prossima.